武士も。ゲームスタジオヴァンガードゼロ。ragazzi, siamo tornati. Come vi avevo detto nel mio video importante. Ragazzi, siamo qua. Perché mi fermo? Bello a tutti ragazzi e ragazzi, e bentornati con questo nuovo video. Sono sempre il vostro amico il grande Mark. E oggi siamo per la primissimissimissimamente volta su Vanguard Zero o Zero, come volete voi. Ragazzi, Che gioco. Allora ragazzuoli, questo gioco io lo sto giocando al mio telefono principale, come vi avevo detto nel video importante. E ragazzi, vi avevo detto che avrei portato. Come vedete sono di grado 4. Devo ancora andare un po' avanti. Infatti mi chiede due cose. Mi chiede Build Oracle Think Tank, che crea il deck Oracle Esperto, e vinci una partita con Misaki Tokura come personaggio che giochi. Quindi devi essere Misaki Tokura e sfidare qualcuno col tuo deck. Questo gioco ragazzi è un Yu-Gi-Oh! Duel Links in versione Vanguard. Questo gioco è bello, però rientra delle pecche classiche, come ogni gioco che si rispetti. L'unica pecca è che il gioco è come quello reale, quello delle carte, quello che gioco anch'io, però con diciamo due piccole differenze grosse, però grosse e un po' bruttine, se devo essere sincero. Allora, per tutto il resto è bellissimo. La parte che è brutta è che quando si hanno in mano delle sentinelle, il gioco automaticamente, senza che tu vuoi giocarle, te le fa usare quando ti manca un danno per perdere. E sta cosa non mi piace per niente. È bruttissima. Sentinella voglio usarla quando voglio usarla io, non quando ho un danno. Perché magari se non voglio prendere, che ne so, due danni da un crit, preferisco usare una sentinella. No, invece no, me li piglia e io devo usarlo quando mi manca un danno per perdere. Orrenda come cosa, ma va bene. Seconda cosa, quando io metto dei gradi 2 in campo, non è che se io attacco il Vanguard quei gradi 2, se uno mi attacca il mio Vanguard, quei gradi 2 posso usarli per intercettare, quindi vanno ad essere distrutti. Sì, intercettano, però l'avversario deve attaccare prima i miei gradi 2 e così via io con lui. Devo attaccare prima i suoi gradi 2 e non mi piace per niente come cosa. Perché se io magari quei gradi 2 volevo tenermeli per attaccare e decidere io se intercettare o no, e magari quel danno, quei 3 danni che ne so, voglio prendermeli? No, non puoi. Ok. Se tu hai in mano dei gradi 1 non puoi usarli per difendere dalla mano, quindi se ti attaccano non li usi per difendere. E non mi piace anche questa come cosa. Ma mi sono perso un po' troppo in chiacchiere. Abbastanza, però sono con la registrazione del telefono. E ragazzi, come vedete, 1750 gemme. Ho aperto questo gioco e volevo fare un video insieme a voi per andare nello shop e fare un po' di pull, un po' di spacchettamenti alla Vanguard. Ragazzi, non vedevo l'ora. Comunque le carte, le mie non ve lo sto a far vedere, perché ho semplicemente 3 distruttori delle lame, Barkgal gradi 0 così a cacchio, e un deck paladino reale creato dal gioco che fa non cacare, però ha delle carte che non mi fanno proprio così impazzire e mi fanno venire la voglia di usarle. Comunque c'è anche un evento che è Revenge of Crusher, che è quel ragazzo che ha il deck Fratelli Aculei, di cui non mi dispiace, però preferirei avere altri
personaggi da giocare, in questo caso sono Aichi, però posso essere anche tutti gli altri, come posso essere anche Misaki, quella con cui devo vincere, posso essere anche Kai, aiuto, non mi viene in mente lui come si chiami, mi sfugge comunque, e altri, posso essere molti altri, ma prima veramente non ho shock perché ci sono tre batch principali, che sono questa qua che è la principale, che è leggo qua Bank of Divas, che è, qua vediamo la idol delle triangolo delle Bermuda, poi abbiamo il grado 3 dell'oracolo esperto, che è una di quelle che mi serve, quindi andremo a fare una qualche pull su qua, e poi abbiamo anche un'altra idol del triangolo delle Bermuda, Rivier, top idol Rivier, e anche abbiamo un lottatore stellare che è Perfect Riser di Nova Groppler, che sono i lottatori stellari, e vabbè, la carta principale che è top idol pacifica o pacifica del triangolo del Bermuda. Poi abbiamo una batch che non farò, che è Demoniac Lord Invasion, con questo polizia dimensionale che è Super Dimension Robo Dayusha, che sembra Gundam praticamente. Abbiamo degli irregolari, no, della Luna Pallida Nightmare Doll Alice, sempre che sono triple R, scusatemi. Qua abbiamo, due ce ne sono, giusto, o tre, due, ne ho fatti due, ce ne sono due. Quella che è Fighter's Gacha, che è quella che mi interessa di più, perché ha il mio sovrano draconico del deck Kagero, che voglio assolutamente. Abbiamo anche, signore e signori, Alfred, re dei cavalieri Alfred, dei paladini reali. Wow, fantastico. E abbiamo anche le carte principali. Abbiamo anche Seo Amaterasu degli Oracolo Esperto, che mi interessa. E la finale, che se non sbaglio è Kaiser Asura. Kaiser Asura dei lottatori stellari. Che figata. E ragazzi, ho anche i ticket, ne ho 34, quindi direi di andare sui ticket da una parte magari e di un'altra da un'altra. Magari facciamo una cosa di questo tipo: su Demoniac Lord Invasion andiamoci a fare 50, non si sa mai, troviamo qualcosa di interessante. È la prima volta che faccio qualche gacha su questo gioco. Che cacchio vuoi, devo pigliare a botte. Ah, sono quelle a pagamento, giusto, ok, perfetto, a posto. A posto. Quello che mi interessa di più è Fighter Gacha, quindi direi di partire da qua. Sono 100, costano relativamente poco, e infatti questa cosa mi piace un bordello. Io direi di farne per il momento, direi 7, no, anzi, facciamocene una per iniziare con calma, per vedere se troviamo qualcosa di interessante. Qua fa un po' cacare l'animazione, però intanto abbiamo il cerchio del Vanguard tranquillo, quindi touch, e ok, cerchio normale. E qua non so dove sia la carta rare, quindi partiamo con triangolo Bermuda, lottatore stellare irregolari, Kagero Ermo, mi piace, paladino reale. Ok, la carta rara quale cacchio sia? Forse questa? No, ecco, le carte rare sono... Ah, la carta rara praticamente è il grado 1 degli oracoli esperto, che mi sta bene, più anche Aermo, che Aermo praticamente è del deck Kagero e mi sta bene. Quindi a questo punto, visto che abbiamo fatto una qua, direi magari di farne un'altra. Ne facciamo un'altra. E poi magari andiamo un po' da Fighter Gacha, facciamo un po' Vediamo un po'. Paladino reale, lottatore stellare e
Polizia dimensionale. No, lottatore stellare. Vabbè, niente di speciale, di cui la rara era l'ultima, se non sbaglio. Ok, stavolta andiamo più decisi e carichi. Andiamocene a fare proprio 3 per poi andare tutto dall'altra. Quindi touch per la prima, di cui sempre sto cerchio è normale. Ah, ecco, un bel cerchio oro. Anzi, gold, chiamiamolo bello. Grado 3, lottatore stellare. Ok, la carta rara deve essere questa. Ah, giusto, la seconda. E niente di speciale. Però buono che era tutto. Ecco la carta rara, forse. Bello quel paladino reale. Bello, bello, bello. Allora, abbiamo 3 5R e 2 RR. Bellissime. Fantastico. Che Stern Bakuger. Buono, buono. Buono, 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 buono. Adesso direi di andarci a fare le 2, non 3, ho detto 2. E poi andiamo a fiondarci su Fighter Gacha. Quindi bam e cerchio normale. Quindi cuore leone mi piace. O calore leone, non mi viene in mente. Mi sta sfuggendo mo' il nome. E niente. Ok, la carta rara era quella. Sì, era una delle carte rare. Buono, interessante. Adesso ci andiamo a fiondarci, ragazzi, qua 10. Qua 10, ragazzi, 10. Voglio spaccare tutto qua. Qua voglio troppo tutto. Devo trovare Sfrano Draconico. Bello, il cerchio d'oro mi piace. Ok, drago calore, drago nucleo calore è questa. Due Kagero. Perché? Ho trovato questi risultati. Ah, ragazzi, un'altra cosa che ho notato che c'è nel gioco e che non mi piace, quindi mi dirlo, è che hanno tolto gli inneschi. Cioè, gli inneschi ci sono, ma sono i gradi 3. I gradi 3 sono gli inneschi, sì. E tu puoi usare i gradi 0. Ok. La carta oracolo esperto. E tu puoi usare praticamente i gradi 0, che una volta che nel gioco reale sono inneschi, come gradi 0 normali per iniziare la partita. E non mi piace come cosa. Vabbè, stiamo trovando un po' di pacchette. Quando è che mi dai una di quelle carte che mi interessa proprio potentemente? Ok, ancora niente. Dai, su. Drago Vortice mi sta bene. Drago Vortice mi sta bene. Però mi devi dare un oracolo esperto. Magari. Niente oracolo esperto. Bucchina mammut. Come si suol dire. Per essere più educati possibili. Ok, le gemme praticamente ne ho 50. Le ho finite. Però io direi di fare una cosa di questo tipo. Cioè, qua direi di fare 4 ticket su. Per trovare sempre l'oracolo esperto di grado 3 e vedere cosa ci riserva questi ticket di Bobol. Ok, un altro grado 2, sempre dell'oracolo esperto. Finché mi dai carte dell'oracolo esperto e carte Kagero mi sta abbastanza bene. Anzi, in questo momento se mi dai carte oracolo esperto mi sta bene. Bella la tettona, mi piace. La tettona mi piace. Il mastro è fatto così, quindi non ci posso fare niente, ragazzi. Non mi screditate per una cosa di questo tipo. Di cosa ho detto. Comunque, siamo a 14 minuti. Anche qui, sì, siamo a 14. Non so se magari farne altre 30, giusto, giusto 30, che sono abbastanza, però magari direi di concludere con la bellezza di 30, quindi no, max 10, vabbè, a suon di 10 ce la facciamo. Quindi allora vediamo un po' cosa ci riserva questa
Ok, bello retto, mi piace. Di cui triangolo del Bermuda, niente di speciale. Ok, ora con esperto, però, cioè, dammi amater, se ho amater, Asuo, sovrano draconico, Alfred, non è che ti sto chiedendo chissà che cosa, eh. Beh, un lottatore stellare bello raro ce l'abbiamo, però non è che mi serve il lottatore stellare. Qua, vabbè, due carte uguali. Oh, Gesù. Vai a cagare, però sempre ora con l'esperto. Basta acqua. Abbiamo trovato la tripla rara dell'altra gacha. Cioè, non è che sto spaccando su Fighter Gacha. Abbiamo trovato questa qua, cioè pacifica, però non me ne frega un cacchio di te. Cioè, proprio non mi interessa di te, cioè, sei inutile quando non so cosa. Per me, perché il triangolo del Bermuda a me come clan non mi piace. Cioè, io i clan che mi piacciono particolarmente sono... Cos'è sta cosa? Gunslot! Oh, Gunslot! Infatti non me ne ero accorto, sta cosa vi ho... Allora, ragazzi, sta cosa viola è fantastica, è l'ultima. Ma vai a fanculo. Vabbè, ok, ora con l'esperto. Però credevo fosse qualcosa di molto più... Ah. Comunque, abbiamo capito che con l'alone viola è qualcosa di fighissimo, fortissimo. E mi sta bene. Ok, ancora carte, niente. Che due palline. Vabbè, Paladino Reale, Galahad. Però bellissima l'animazione che la punta, la luce lì. Che mi ha dato all'ultimo, che ok, è una tripla rara. È un grado 1 dell'oracolo esperto, però... Sempre oracolo esperto è, e non il mio fantastico sovrano Kagero. Il sovrano draconico. Cioè, ormai l'oracolo esperto il deck l'ho fatto. Due triple R... di cui uno è Gunslot, il paladino reale, mi sta non alla grande, di più. Quindi, ultimi 10 ticket, sperando per non so quale magia, per favore, sovrano draconico. Per favore, sovrano draconico. Ok, ancora niente. Dai, sovrano draconico. Ancora no. Mannaggia. Dai, sovrano draconico. Sentinella oracolo esperto. Sto trovando cose per l'oracolo esperto, però ormai il triangolo delle Bermuda sentinella. Ormai il triangolo delle Bermuda, il deck l'ho fatto. Voglio dire oracolo esperto. Se gentilmente mo mi dai altre carte che mi fanno fare altri deck, mi faresti un favore il gioco. Buona, grado 3 oracolo esperto. Però ripeto, ok, posso fare... giovane Alfred, paladino reale, mi sta bene. Gentilmente, sovrano draconico, grazie. Niente. Porco demonio, sovrano draconico. Oh! Va bene, questo video, ragazzi, è durato un bordello. Ragazzi... ragazzuoli cari, belli, bellissimi e bellissimi, vi direi che per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su se volete altri episodi di Vanguard Zero o Zero, come volete voi. Li porterò lo stesso, quindi supportate Vanguard Zero, perché questo gioco mi sta piacendo, lo aspettavo, ve l'ho sempre detto. Quindi commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche, seguitemi su Instagram, il nome lo trovate da qualche parte e sotto in descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo fantastico video e quindi pica pica tutti e risvegliati, Vanguard!